Oh, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come sapete, quando faccio un video è perché vi devo parlare di diritto d'autore o di licenze open, cose del genere. Oggi cambio argomento perché mi è successa una cosa. E quindi oggi, invece di parlare di diritto d'autore, vi racconterò qualcosa legato alla sicurezza dei dati, sicurezza informatica, se vogliamo così chiamarla. Perché? Perché mi è successa una cosa curiosa, cioè niente, ho trovato un cellulare per terra. Oggi sono a Lodi, ero qua dai miei genitori. Da mio padre e camminando, passeggiando, ho trovato un cellulare in perfette condizioni che era probabilmente appena scappato dalla tasca di qualcuno tra il marciapiede e la strada. L'ho salvato. E in quei casi cosa si può fare? Due le ipotesi. La prima, vabbè, allora diamo per scontato che sia a raccogliere una persona ben intenzionata come me, cioè che ha l'intenzione di far tornare lo smartphone in possesso al suo titolare. Una cosa che potete fare è andare alla prima stazione dei carabinieri o della polizia o dei vigili, dei vigili urbani, della polizia locale e consegnarlo. Il problema non è poco, cioè si crea un problema non da poco perché spesso ti trattengono e ti chiedono documenti, ti fanno fare una specie di verbale e quindi questo può comportare una certa perdita di tempo perché dovete trovare la stazione, mettervi in coda insieme a quelli che stanno facendo le denunce in quel momento e poi fare appunto la pratica, che una volta l'ho fatto mi ha portato via almeno un tre quarti d'ora, nonostante fossi vicino alla stazione, alla questura dove avevo trovato il cellulare. Se però volete attivarvi autonomamente, cioè cercare di contattare la persona, ovviamente bisogna sapere questo cellulare a chi corrisponde. In questo caso, e qua cominciamo a sentire, diciamo, note stonate in tema di sicurezza dei dati. In questo caso cosa ho fatto? Io ho schiacciato il tastino per attivare il cellulare era a piena carica e quindi anche tranquillamente leggibile, nel senso che bastava scorrere verso l'alto e si apriva il sistema operativo senza nessun tipo di filtro, senza un PIN, senza un disegnino geometrico sullo schermo. E quindi io da quel momento in poi avevo possibilità di accedere a tutti i dati di questa persona. Ovviamente, appunto, in questo caso io li ho usati positivamente in modo da rintracciare la persona e appunto sistemare la questione. E infatti così è stato, alla fine siamo riusciti a trovare il titolare, mi ha contattato prima un conoscente, poi la figlia, poi direttamente lui, quindi fra poche ore sono d'accordo che vengano a prenderlo. Però attenzione, già questo è una gravissima, gravissima pecca, perché se io invece fossi stato un po' meno intenzionato positivamente, avrei potuto dare quei contatti, tutti i contatti WhatsApp, le email e via dicendo, risalire a dei dati strategici importanti e fare quello che potrebbe essere una frode, un furto di identità e via dicendo. Alla fine, infatti, come ho risolto, prima ho provato a telefonare ai primi numeri che c'erano in memoria, però anche lì c'è stata una barriera, diciamo, psicologica non da poco, perché le persone che hanno ricevuto la mia chiamata in cui io dicevo buongiorno, ho trovato questo cellulare e vorrei sapere di chi è per poterlo restituire, non hanno capito e mi hanno risposto no, no, ma non sono io il cellulare ce l'ho ancora, e vuol dire grazie, certo che ce l'ha ancora, mi sta parlando dal suo, io voglio sapere invece di chi è il cellulare da cui la sto chiamando. Però vabbè, e ho capito che forse erano persone un po' anziane, si sono un attimo irrigidite e pensavano forse in una truffa, quindi alla fine ho ringraziato e ho messo giù e ho risolto mandando un messaggio standard a tutta la rubrica di WhatsApp dicendo: buongiorno, ho trovato questo cellulare, se qualcuno mi vuole dire di chi è, io mi attivo per restituirlo. E poi, infatti, grazie a quei messaggi, qualcuno mi ha risposto. Quindi, prima pecca, primo punto dolente, il fatto che ci fosse l'accesso a tutte le applicazioni, a tutti i dati, senza nessun tipo di filtro. Ma, seconda questione non da poco, è che girando il cellulare, no, c'è una c'è la classica custodia trasparente e dentro c'è una tesserina. Adesso cerco di coprire per non far vedere, per non evitare di appunto diffondere informazioni. C'è una tesserina di quelle che ti fanno, diciamo, mi sembra negli hotel o nelle catene, diciamo, di negozio, per cui già da qua risalgo a nome, cognome, data di nascita della persona e via dicendo, tranne ovviamente altri recapiti per poterla contattare, se no sarebbe stato più facile. Però la cosa più pericolosa è che qua c'è, adesso copro, però se potete vedere, c'è un indirizzo email con scritta sotto una password. Quindi c'è intanto l'indirizzo email e scritta la password in chiaro sotto. Quindi attenzione, mi raccomando, capisco che questo sia molto comodo, cioè per persone che magari appunto sono un po' anziane, un po'
un po' distratte, non hanno, diciamo, abilità con altri meccanismi di crittografia, di memorizzazione dei dati. Capisco che questo sia il metodo più artigianale, più comodo. Metto un pezzo di carta dietro il cellulare con scritta la password, però mi raccomando. Sembra davvero banale, però questa cosa, questo ritrovamento mi ha fatto capire come ci sia bassa percezione sul pericolo in cui ci si infila con questi tipi di prassi. Perché pensate cosa avrei potuto fare io se fossi stato un soggetto malintenzionato con un cellulare che aveva accesso libero a tutte le applicazioni, fra cui anche tutti i dati in memoria, anche fotografie, anche indirizzi e via dicendo, e addirittura il nome della persona per cui potevo fare anche un furto di identità collegando il nome della persona a quei dati e anche alla password dell'email. Quindi davvero mi raccomando, adesso questa cosa è andata per il meglio, il signore mi ha già contattato, appunto siamo d'accordo per stasera per recuperare il cellulare, mi ha ringraziato in tutte le lingue, ma come dire, io l'ho fatto volentieri perché dovere civico da un lato e poi mi sono, come al solito, mi sono messo nei panni, nel caso succedesse a me, vorrei che appunto la gente mi riportasse il cellulare. Quindi una cosa che io consiglio a tutti è che io ho fatto, visto che io ho un filtro, ho un PIN a 4 cifre, per cui difficilmente uno raccogliendo il mio cellulare può accedere e quindi può mandare, fare quello che ho fatto io, cioè telefonare a qualcuno che mi conosce oppure inviare un messaggio. Quindi uno che trova il mio cellulare rimane, come dire, bloccato e deve per forza portarlo alle forze dell'ordine che attraverso l'email risalgono forse all'utenza. Però una cosa intelligente che si può fare è scrivere sì un pezzo di carta dentro la custodia. Ma non con indirizzo email e password, ma con un messaggio, ad esempio, indicando questo cellulare appartiene a Tizio, nel caso di ritrovamento scrivete un'email a. Mettere un indirizzo email, ovviamente senza la password, mettere un indirizzo email a cui scrivere, magari mettete un indirizzo email di un'email che non usate molto, di un'email di emergenza, quello può essere una buona idea, cioè in modo tale che chi trova questo cellulare può scrivere un messaggio email e magari dirvi ce l'ho e sono nella città tale, in via tale, possiamo trovarci. Ok? Quindi i casi sono due, cioè mi raccomando, se mettete un filtro al cellulare come consiglio di fare in modo tale che nessuno possa entrare liberamente sulle informazioni che sono salvate all'interno del dispositivo, però è importante magari accompagnare dietro con una scritta, un'etichetta, che indica magari un indirizzo email d'emergenza o un numero fisso magari di un ufficio a cui chiamare nel caso qualcuno trovasse il cellulare. Ad ogni modo basta, dai, vi ho annoiato abbastanza, volevo raccontarvi questa storia perché è indicativa di come appunto ci sia bassa percezione di questi pericoli e niente, mi raccomando, teniamoci aggiornati su questi argomenti, se qualcun altro vuole fare commenti, aggiungere esperienze, io sono sempre molto molto disponibile. Grazie, ciao a tutti.